Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Nella giornata di ieri una nostra concittadina abitante nella frazione di Bergoro, Luigia Macchi, ha compiuto 100 anni. Mi sono recato da lei per portare gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità fagnanese. Buon compleanno signora Luigia. Come già detto nei video precedenti, lunedì 27 febbraio via Tronconi verrà chiusa al traffico per lavori in corso. Cosa faranno? Metteranno il pavé sulla strada nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e l'attraversamento pedonale. Abbiamo predisposto i cartelli e fatto sapere ai residenti nel migliore modo possibile il periodo di chiusura. Il cantiere, se tutto va bene e le condizioni meteo lo permettono, dovrebbe durare un mese. Facciamo in modo che il disagio che si crea, perché è normale che quando si fa un cantiere si crea un disagio, sia il minore possibile. Faccio presente che abbiamo segnalato anche all'incrocio con via Monterosa arrivando da via Piave una piccola deviazione di modo da non dover intasare il semaforo di via Dante. Tornando al luogo del cantiere via Tronconi, ricordo che su via Tronconi ci sono due studi di architettura, uno un po' più affacciato su piazza Garibaldi, la gastronomia Marazzi, la pasticceria dolcissima di Favaro, l'estetica 2M. Queste attività commerciali per tutto il periodo del cantiere resteranno comunque aperte e saranno e possono essere raggiunte attraverso i marciapiedi. Ecco, non facciamoci scoraggiare da non frequentare queste attività commerciali per il cantiere, ma cerchiamo comunque di sostenere in questo momento di disagio. Situazione furti. Sono in leggero aumento, abbiamo molte diverse segnalazioni da parte cittadini di furti in abitazione e movimenti e avvistamenti di persone sospette. Teniamo presente una cosa, l'arma dei carabinieri sta facendo il suo lavoro, la polizia locale anche, stiamo cercando di monitorare il più possibile il territorio con il controllo del vicinato che vogliamo comunque cercare di ampliare e coordinare al meglio. Nei prossimi giorni avrò un incontro sia col maresciallo dei carabinieri che col comandante di polizia locale e i coordinatori del controllo del vicinato proprio per cercare di coordinarci al meglio. L'unica cosa che posso dirvi in questo momento, che è poco sicuro, è che vi siamo vicini a tutte le persone che subiscono furti e dobbiamo fare in modo che questa piaga che è presente sul nostro territorio venga debellata nel minor tempo possibile. Collaboriamo tutti insieme, cerchiamo di stare attenti a chi ci passa davanti, a controllare che non ci siano movimenti sospetti sulle nostre vie e soprattutto rivolto agli anziani, attenzione alle truffe che ancora oggi, nonostante i furti in casa in modo diverso, avvengono. Per gli eventi della settimana mi sento di segnalare solo l'unico evento che c'è in programma e che è un evento intercomunale. Si partirà da Castellanza alle ore 20 presso la sede del municipio per la Marcia della Pace organizzata da Lega Ambiente. Il comune di Fagnano Lona ha concesso il patrocinio non oneroso. La marcia partirà appunto dal municipio di Castellanza e si concluderà a Calipolis sul nostro territorio. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.